fondo e ha avuto una bella prestazione. Ma sì, il problema è che i primi 15-20 minuti un po' abbiamo un po' subito, non siamo entrati in campo liberi con la voglia di giocarcela veramente, siamo entrati in campo un po' timorosi. E alcuni episodi, dubbi nelle situazioni dei due gol e altre situazioni in cui non siamo stati bravi a far gol, pur avendo creato le opportunità, hanno incanalato la partita da un certo punto di vista, però poi abbiamo sempre reagito e siamo stati in partita. Magari se avessimo fatto il 2-1, a parte in queste situazioni che ho citato, anche in altre situazioni che poi siamo riusciti a costruire, magari dal punto di vista psicologico la gara poteva cambiare ulteriormente. Ce la siamo giocati, sì, non abbiamo avuto un buon impatto con la partita, i primi 15 minuti soprattutto. Fuorigioco sul primo, secondo gol? I due gol sono estremamente discutibili, secondo me. Il secondo soprattutto è, secondo me, nettamente in fuorigioco. Il primo ci sono dei dubbi fortissimi, però poi l'assistente sotto la tribuna ha valutato così, ma è chiaro che ci sono dei dubbi, sì. Mister, però con prestazioni così la salvezza non è un miraggio. Bisogna riconfermarla adesso nel prossimo gara. No, ma sicuramente. 9 partite, ho detto, sono 9 spareggi. Oggi alcuni risultati sono stati favorevoli a noi, altri un po' meno, però venerdì c'è l'Empoli, prima di Pasqua, questo è un crocevia importante, è un incrocio fondamentale. Siamo a 4 punti, mancano 9 partite e non sono poche. E quindi questo campionato si determinerà alla fine, ma noi ci siamo, abbiamo dimostrato di esserci e vogliamo ottenere questa salvezza. E quindi sicuramente non molliamo e sicuramente saremo determinati e sicuramente cercheremo di fare partite come questa, cercando anche di migliorarle. Da questo punto di vista stiamo complessivamente abbastanza bene. Ecco, forse la partita inizialmente è stata un po' condizionata, fra virgolette, dal piccolo problema di Irrea nel riscaldamento, che poi è entrato in campo garantendo di stare bene, ma inizialmente ha fatto un po' fatica, forse anche questo, perché in alcune chiusure difensive non siamo stati subito come siamo stati altre volte, probabilmente anche questo. Però di fronte avevamo una squadra che francamente mi è molto piaciuta nel primo tempo, soprattutto i primi 20 minuti, perché ha grande qualità dal punto di vista individuale, una squadra che tiene poi bene il campo, ha spessore fisico, vista sicuramente una squadra diversa, migliorata rispetto all'andata, e questo in qualche modo ci rende anche l'onore delle armi. Va bene? Grazie.